Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Pokémon versione Gold. Siamo qui dietro Bruno perché nella scorsa puntata l'abbiamo sconfitto e adesso siamo pronti per varcare la soglia di questa porta e entrare in una nuova stanza tutta da scoprire. Quindi entriamo ed eccoci qui in questa sala molto buia, misteriosa, oscura, e qui al centro un'altra Super 4, ovvero Karen, che ha Pokémon di tipo buio, molto temibili soprattutto per il nostro team che non ha counter. Infatti non ho né Pokémon di tipo lotta né Pokémon di tipo coleottero. Però, perché ho messo la net per prima? Perché, se vi ricordate, il moveset ha una mossa che ci può servire, ovvero segnoraggio di tipo coleottero. Quindi, beh, speriamo bene e iniziamo immediatamente la sfida. Anzi, un'altra cosa che ho cambiato, ovvero ho messo la sola scelta Drake, e il motivo lo capirete ben presto. Perché c'è un Pokémon in particolare che mi fa davvero tanta tanta paura. Sfidiamo subito Karen. Sono Karen, di Super 4. Tu sei Freke, eh? Ma guarda, mi piacciono i Pokémon di tipo buio. Il loro aspetto duro e ribelle è così attraente. Sono così forti. Credi che potrei resistere? Dai, fammi divertire. Lottiamo. Benissimo ragazzi, quindi già una cosa che mi piace di Karen è il fatto che si vuole divertire lottando. Non come tutti gli altri che fanno sono fortissimo, tu sei scarso, ti sconfiggo, bla bla. Invece si vuole divertire, quindi cerchiamo di divertirci anche noi e mandiamo in campo la net contro Umbreon, che come sapete è un Pokémon molto forte in difensiva come difensore speciale, quindi questo segnoraggio non farà tantissimo. Esatto, è super efficace, però poteva fare di più, ecco. Ok, non ho parole per il doppio team, perché è un tipo di strategia che proprio mi dà un fastidio. Dai, la net, usa segnoraggio e fai un brutto colpo, mandalo KO in un turno e niente, non ce l'ha fatta. E ok, in più fai anche stordiraggio, quindi proprio il massimo dell'indecenza, davvero. Comunque, adesso switchiamo perché siamo confusi e tutto il resto. E beh, potrei mettere chi? Potrei mettere... in effetti non pensavo, non volevo che mi facesse questo. Però sì, dobbiamo mettere PJ. Proviamo con PJ. Proviamo con PJ. Sì, mi immaginavo che avrebbe usato ricarica totale, quindi... beh, che possiamo farci? Andiamo di volo. Anche se gli diamo un turno in più per usare doppio team, però... infatti, lo sapevo. Speriamo di colpirlo. Illusione sale. Ovviamente fallisce. Va bene ragazzi, allora, adesso dobbiamo andare in altro modo. Andiamo Eruption. Ok, utilizza ancora doppio team. Non mi interessa, perché io posso utilizzare comete. E ti giuro che fin quando non muori utilizzo comete e pozioni max. Guarda, anche se lo so che faccio questo, puoi utilizzare doppio team quante volte vuoi, però io ho comete, quindi ti colpisco comunque. Forse non hai capito. Vai, vai di comete. Ok, doppio team ancora. Guarda, mi stai facendo un favore. Ecco, stordiraggio no magari. Dai, comete. Benissimo. Rivincita. Speriamo che non si colpisce da solo. Grande Eruption che non è più confuso. Dai che lo mandiamo KO. Quanto ho resistito. Meno male che non ha fatto stordiraggio di nuovo. Ok, benissimo. L'abbiamo mandato KO. Ci siamo. Allora, la prossima scelta sarà Gengar. Benissimo, cambiamo Pokémon e mettiamo Shadow. Sinceramente me l'ero preparata un po' diversa questa sfida. Però, sì, Shadow, voglio dire, Eruption ci è servito anche contro Umbreon. Non pensavo ci servisse anche contro di lui. Comunque, aia, fuoco al colpo di Gengar. Questa è brutta, speriamo che resiste. Speriamo che resiste Shadow. Dai, resisti. Benissimo, resiste. Vai con rivincita e mandalo KO. Un po' bruttino questo sprite di Gengar perché ha tipo una banda nera nei denti. Però, vabbè, Gengar è sempre fantastico. È un Pokémon che ha un design bellissimo. Avrete già capito, magari, da... l'ho messo ovunque qui in questo canale. Comunque, livello in più per Shadow e la prossima scelta è Houndoom, un Pokémon che davvero è lui il pericolo. Quindi mandiamo Drake. Adesso, perché ho messo la sola scelta Drake? Perché in questo caso mi servirà solo per Surf, quindi il blocco, il restringimento che ci dà la sola scelta per usare solamente la prima mossa mi va bene, perché utilizzeremo Surf. Però mi importa essere più veloce, quindi utilizziamo Surf. Siamo più veloci proprio perché abbiamo la sola scelta. Facciamo un bel po' di danni, spero. Il problema di questa Houndoom è che ha congiura. E quindi se dovesse farlo sarebbe davvero un bel problema. Aumenta, esatto, eccolo qua.
aumenta l'attacco speciale. E quindi sì, speriamo che riusciamo a mandarlo comunque KO. Qui ad esempio mi avrebbe mandato KO con un attacco, perché con congiura addirittura sarei di due stage l'attacco speciale. Quindi ecco, eccolo qua, Nero Pulsar. Speriamo che resiste, resisti Drake. Resisti con 8 PS. Con 8 PS, grande. E lo mandiamo KO con un altro surf. Meno male che ho messo la stola scelta, così siamo più veloci. Perché altrimenti sarebbe stato più veloce l'Houndoom avversario. Quindi, beh, ottimo, ottimo. La prossima scelta è Murkrow. Cambiamo Pokémon. Possiamo mettere la Net in tutta semplicità e poter utilizzare Scarica. Ok, gli ultimi due Pokémon restano al mio avversario. Andiamo di Scarica. Murkrow è più veloce, usa Finta, non mi interessa, perché di certo non ci fai paura, Murkrow. Ok, fin quando hanno doppio tipo possiamo cercare di giocarcela. Il problema era Umbreon con il tipo solo buio e Houndoom con congiura, che è davvero impressionante. Mandiamo Eruption contro questo Vileplume. Ok, speriamo di essere più veloci, ma comunque in teoria dovremmo esserlo. Ok, mi metti alle strette, ma non credere che sia finita. E io credo invece di sì. Andiamo di lava sbuffo e dovremmo riuscire a mandarlo KO. Speriamo, perché Eruption non è messo benissimo. Ok, benissimo ragazzi, ce l'abbiamo fatta. È stata davvero dura, perché quell'Houndoom era pauroso. E anche Umbreon, hanno anche un nome simile, Houndoom, Umbreon. Insomma, sono stati entrambi molto difficili. Ok, Eruption, vuoi imparare Rotolamento? Ma proprio no. Bene, vuoi bloccare? Yes, blocchiamo Rotolamento. E abbiamo avuto la meglio su Karen. Sei in gamba, mi piacciono gli allenatori come te. Ok, ti ho fatta divertire, mi sa. Pokémon forti, Pokémon deboli sono distinzioni dettate dall'egoismo. Gli allenatori davvero in gamba dovrebbero vincere con i loro preferiti. Mi piace il tuo stile. Tu sai cosa importa davvero. Vai, il campione ti aspetta. Ragazzi, allora il campione ci aspetta e noi non dobbiamo fargli perdere tempo, non dobbiamo farlo aspettare più del dovuto, perché noi siamo pronti per sfidarlo. Attraverso quella porta arriveremo proprio davanti a lui. Quindi noi siamo pronti e ci vediamo al prossimo episodio, alla prossima puntata per sfidare il campione. Quindi ragazzi, non mancate, lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto e anche un bel commento. Noi ci vediamo proprio contro la sfida finale contro il campione. Io vi aspetto alla prossima puntata. Ciao ragazzi!